nostro evento. Parleremo di musica, musica leggera. E vi aspettiamo. Buonanotte a tutti. Vergogna! Abbiamo insieme con noi realizzato la vendita del logo per i libri, alcuni di voi hanno già fatto, un modo per conoscere da vicino il professor Galattini, che è stato molto gentile, che abbiamo ospitato qua sul palco della nuova edizione della rassegna culturale di Arezzo Incontri. Buonanotte a tutti! Contraddittorio col pubblico non c'era? Non funziona il contraddittorio. Queste sono le iniziative culturali della nuova amministrazione, fatta con gli sponsor tipo... E questa è la cultura che fa il Comune di Viareggio? Contraddittorio? Contraddittorio del pubblico, opinioni diverse? Va bene così? Sponsor e cultura da bar, spiaggia. Questa è la cultura? Non ci dice nulla? Non è che era me. Dai, sei uno di quelli che ha intervistato. Cioè, è normale che non ci sia. Non era prevista la domanda dal pubblico. No, non sono mai previste in questo appuntamento. Chiedilo all'organizzazione. Culturale, la Mediolanum è lo sponsor che fa la cultura a Viareggio, la Mediolanum, roba da non crederci, la cultura fatta con lo sponsor della banca Mediolanum. Chi mi dà l'aria, che fanno, c'è la per loro, io non letto. Agli esperimenti sugli animali che sono completamente diversi da noi, quindi ripensateci, siamo nel 2013 e ci sono missili nucleari e non avete ancora trovato il modo di sperimentare senza gli animali, e ci sono i metodi, e smettetela di far guadagnare le multinazionali del dolore, vergognatevi! Avete incominciato! Avete incominciato! Fate
Le multinazionali, quanto l'hanno, quanto si è guadagnato quelle multinazionali? Voglio farmi una domanda. Ma se non hai niente, noi siamo persone civili, perché non può parlare per noi? Persone civili, andate fuori. Allora, guarda, come persone civili, andate fuori. Lo facciamo, no? Perché non facciamo anche una chiacchierata con noi? Io non ho nessun problema. Ma non, il fatto che non c'è stato un contraddittorio è normale. No, ma noi sta perché abbiamo fatto così. Io non parlo, noi avviso, ma è normale che non ci sia stato un contraddittorio, non con, non con loro, ma con altri. Con altri, c'era un medico che non la pensava come lei tra il pubblico e non ha avuto la possibilità di parlare. Ma io sono disponibile a discutere. Lei lo conosce anche il medico che era tra il pubblico? Lo conosce, lo conosce. Come dice che non lo conosce? Non lo so, non l'ho visto, non posso sapere. Era in prima fila, lo conosce. Non siamo riusciti a fare le nostre domande, è per quello, capito, dottor Steli? Se no noi non si reagiva, ha visto che noi siamo stati buoni, tutto il tempo. Questa è una farsa, ma non diciamo di lei, eh. Se fate le domande. No, noi in generale. Ma nessuno ci ha detto, qualcuno vuole fare una domanda? Infatti. Perché purtroppo non si può sapere tutto. Purtroppo la gente casa, però se sapesse cosa succede in quei laboratori, se sapesse tutte le malattie, in realtà a cosa comportano, non voglio curare, perché è solo un rigiro di soldi. Perché guadagnano le multinazionali. Perché persone come me hanno bisogno di carrozzine. Quelli si perdono tutti di macchinari per respirare, farmaci su farmaci, e loro ci guadagnano se no la cura ci sarebbe. E loro dico io, lo dicono gente qualificata, che ci sarebbe non mi viene il termine, delle apparecchiature e delle cose mediche più accurate, che non fa uso di vivisezione. Perché? Perché lo sa anche un bambino che la nostra fisiologia, anche dei scimpanzé, ecco, è diversa. Solo, io non sono un medico, però solo il 99%, figuriamoci, quella di un topo, quella di un suino, è diversa, non lo dico io non sono nessuno, però la gente deve ampliare e ascoltare tutte le altre, è che loro sono abituati, perché sono dei grandi oratori. Siamo qui col dottor Feri, lei no? No, lei è qui col professor Fedi, perché sono professore quanto e forse un pochino più di Garattini. Ci dice come mai non l'hanno fatta parlare? Perché io ho alzato timidamente una mano, l'intervistatore ha detto dichiaro chiusa questa bellissima serata, e a questo punto, avendo dichiarato che la serata è finita, che non è previsto che si facciano domande a nessuno, la serata è chiusa, è finita, non è consentito di far domande. Quindi questo è quello che si chiama normalmente, come dire, una conferenza, o qualcuno cattivo la potrebbe chiamare uno sproloquio pubblico. Avrebbe fatto sicuramente delle contestazioni a... Sì, però avrei detto anche a Garattini, perché mi sono scritto uno schemetto proprio mentre lui stava parlando, senta che cosa gli dico. Sono gradevolmente sorpreso, soprattutto perché sia noi che gli animalisti siamo contrari alla medicalizzazione della società, e lui si è dichiarato contrario alla medicalizzazione. Però lui ammette anche che ciò che sembra vero non è vero, pagina 4 del suo libro. Ammette anche la diversità di risposta fra uomini, donne e bambini, pagina 6, soprattutto per le dosi, il che vuol dire che i bambini, almeno i bambini, sono trasformati in cavie di laboratorio inconsapevoli e spesse volte addirittura paganti.
ammette che la risposta di un roditore, per esempio, alle ciclofosfamide, pagina 7, è diversa nelle culture o nell'animale. Se è diversa nelle culture e nell'animale, figurarsi quant'è diversa dall'animale è all'uomo. Che l'uomo, che io sappia, non gli somiglia per niente a una cavia. Lei, per esempio, non è una cavia di 90 kg. No, si vede che non è una cavia, Non occorre essere uno scienziato, si vede. Ammette che ci sono delle ragioni fondamentalmente economiche, ne ha parlato tutta la sera. Ammette l'insicurezza, pagina 29. Ammette che ci sono delle malattie immaginarie che vengono inventate per vendere di più. Insomma, ne ammette di tutte. A questo punto, per quale ragione si limita a dire che la ricerca in Italia va male perché ci sono soltanto pochi quattrini? Dipende soprattutto dalle amministrazioni che non la fanno fare, che commettono ogni sorta di abusi. Ammette che dipende dal fatto che non c'è programmazione della ricerca, non c'è affatto una programmazione della ricerca in questo paese e soprattutto si sbaglia completamente metodo. Le dico quel che ho detto alla sua collega poco fa. Alcuni mesi fa un ricercatore inglese, facendo delle ricerche di tipo informatico e culturale, ha creato un chip che riproduce esattamente il comportamento del cancro del polmone e che attualmente si sta tentando di allargare a tutti gli altri tumori esistenti. Allora, quello che c'è di diverso fra l'Italia e l'Inghilterra è che lì c'è una larghezza di vedute tale per cui si consente questo tipo di ricerca, anzi si incoraggia una ricerca avanzata come è quella che vogliono gli animalisti e non crudele, non fatta sterminando milioni di animali. Grazie. Grazie a lei. Doveva intervenire lo stesso. E come faccio? Non posso mica fare il prepotente e montare lì.